Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Anche questa puntata non può che essere dedicata all'emergenza coronavirus che purtroppo ci vede ancora, noi in Molise in particolare, nel pieno davvero della pandemia, di questa seconda, terza ondata. Ora io non saprei come chiamarla, pure gli esperti e diciamo gli scienziati non sono d'accordo sul numero da darle. Fatto sta che siamo stati fra i primi territori in Italia dove è stata identificata la variante inglese, che è ormai prevalente in Molise e su tutto il territorio, e purtroppo si fa sentire molto in termini di pressione sui nostri ospedali. Tante le soluzioni che si sono aggiunte a quelle già esistenti in termini di posti letto e di assistenza. Assistenza che però non è solo posto letto fisico, serve la dotazione di medici e infermieri. Questa mattina è arrivato sul posto, diciamo, al Cardarelli prima, poi anche a Termoli un sopralluogo, il contingente messo a disposizione del Molise da parte dell'esercito dal ministro della difesa Guerini. Il capo di questo contingente, il tenente colonnello Dario Carbone, lo abbiamo ascoltato proprio oggi pomeriggio, appena finito al Cardarelli non solo un sopralluogo ma un incontro anche con il primario della rianimazione Romeo Flocco. Ascoltiamo intanto il tenente colonnello Carbone e una delle novità di questa giornata di Covid in Molise. Siete stati chiamati in aiuto dei nostri ospedali, l'esercito ha risposto a questa chiamata con un contingente, ora lei ci spiegherà meglio tutto, ma che situazione ha trovato lei stamattina? È stato qui già al Cardarelli di Campobasso. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto una prima attività di ricognizione, quella che noi chiameremo una survey, quindi non ho dati sensibili dal punto di vista della situazione clinica dei pazienti. Abbiamo preso gli accordi dal punto di vista tecnico-operativo con il personale direttivo dell'ospedale Cardarelli. Abbiamo rivisto, cioè sono stati illustrati i loro percorsi che sono in linea con quelli del Ministero della Salute per quanto riguarda la sicurezza e il biocontenimento. Anche noi stessi siamo stati già testati per il tampone per la positività o negatività al coronavirus, per cui rientrando in quelli che sono i protocolli ordinari. Siete in 5, tenente colonnello, 4 sarete qui a Campobasso, 1 a Termoli. Ci può parlare anche delle vostre specializzazioni, insomma, un po' meglio come vi organizzerete? Allora, sì, siamo 5 ufficiali medici, come ha detto lei giustamente, siamo 4 attualmente impiegati per il polo di Campobasso e un collega è stato rimandato a Termoli. Siamo tendenzialmente tutti esperti di biocontenimento e di coronavirus. Io e un altro collega in particolare, già dal 6 di marzo dell'anno scorso, siamo stati impiegati alla Zano Lombardo in quella che fu la fase pandemica lombarda. Siamo 2 specialisti in anestesia e rianimazione, 2 cardiochirurghi e un medico, diciamo, generico che si interessa però di problematiche infettive. Per cui saremo divisi chiaramente gli anestesisti per la parte della terapia intensiva e gli altri colleghi invece per la parte, diciamo, del reparto infettivo Covid non intensivo. Che sono anche 2 organici in grande sofferenza da sempre qui in Molise, immagino che anche altrove in Italia dove siete stati impiegati, però siete stati chiamati proprio perché non ce la si faceva con le sole forze del territorio. È passato un anno, esattamente un anno, da Codogno qualche giorno in più, dal primo caso molisano siamo proprio quasi a ridosso del primo anno. Il fattore stanchezza, colonnello, quanto incide, se incide? Beh, il fattore stanchezza incide come tutte le performance, come un atleta che corre, chiaramente la resistenza viene colpita. Noi siamo abbastanza addestrati perché, essendo ufficiali delle forze armate, abbiamo un percorso tecnico-operativo per cui anche il nostro impiego all'estero ci sottopone già a dei continui stress, quindi diciamo, viviamo questa realtà anche in altri scenari. È chiaro che viverlo in Italia è un po' diverso, avere come paziente il proprio connazionale civile è diverso piuttosto che avere, come in Afghanistan o in altri teatri, avere un soldato, un militare che si mette in conto che possa essere tra i tuoi pazienti. Però tolto questo, devo dire, manteniamo le nostre posizioni, dove serve noi siamo vocati a dare un supporto, quindi non ci tiriamo indietro. Ultima cosa, per ora siete 5, c'è la possibilità, secondo lei, in caso dovessimo avere ulteriore bisogno, perché è prevista anche l'attivazione di ulteriori posti di terapia intensiva e ci vuole il personale, c'è la possibilità, che l'esercito possa rafforzare la sua presenza in Molise? Allora, guardi, io personalmente non ho dati che le posso fornire, le posso dire che questa nostra
prima tranche che è arrivata è stata devoluta dalla forte volontà del ministro Guerini su richiesta della regione. E noi abbiamo un comando di vertice operativo interforze, che è il nostro comando per le attività sia in fuori area che nazionale. Sono loro che diciamo, ci tascano, ci danno le posizioni. È chiaro che se la regione dovesse richiedere un rafforzamento delle nostre capacità, sicuramente le forze armate sono a disposizione del paese, quindi siamo pronti a dare supporto. E allora, questo per quanto riguarda l'aiuto che ci è arrivato da Roma, dallo Stato, questo per il momento per la gestione dell'assistenza ospedaliera, ma ci sono tanti territori del Molise che sono in sofferenza in questo momento. Dal Basso Molise la preoccupazione proprio legata alla diffusione della variante inglese, quindi alla ripresa diciamo, della corsa del virus, si è sostituito l'Alto Molise, la provincia di Isernia, in particolare l'Alto Molise. Anche ad Agnone è stata identificata la variante inglese, ma come vi dicevo ormai il responso dello zoo profilattico è stato chiaro rispetto ai tamponi che il laboratorio di Campobasso, del Cardarelli di Campobasso, ha inviato la scorsa settimana. La variante inglese è ormai prevalente. Siamo collegati col sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera sindaco, benvenuto a Fuoco Incrociato. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Sindaco, come sta intanto? Come sta lei, che significa poi anche un termometro della sua comunità naturalmente? Beh, insomma, è una situazione un po' pesante questa settimana. Purtroppo pensavamo di andare verso un'altra situazione. Noi al 16 di febbraio avevamo solo 8 positivi, poi abbiamo avuto una brusca impennata e appunto come si dice che questa variante inglese è una, si diffonde molto rapidamente e ci ha portato rapidamente i contagi a 95 persone. Noi ci auguriamo di aver fatto tutte le ordinanze e preso i provvedimenti diciamo giusti affinché questa diffusione si arrestasse. Tuttavia ci attendiamo che nei prossimi in questa settimana probabilmente i numeri continueranno a crescere, perché i cluster che abbiamo cercato di ricostruire qui noi in comune hanno ancora dei margini di espansione. Ci aspettiamo dei numeri in salita di altre 30-40 unità. Lei, ricordiamolo, ha preso una misura, misure restrittive anche prima della zona rossa, che è partita proprio da oggi, dalla mezzanotte di ieri, in tutto il Molise. Sul suo territorio al momento quali restrizioni sono in vigore? Ma guardi, noi proprio perché ci sentiamo diciamo quasi settimanalmente con tutti i medici di base per monitorare questa situazione, avevamo avuto la settimana scorsa il sentore che si potesse arrivare ad un'accelerazione dei positivi, e proprio per questo abbiamo iniziato già 10 giorni fa con la chiusura delle piazze e dei parchi pubblici, per poi passare alla chiusura delle scuole, delle pasticcerie. Abbiamo vietato anche l'asporto, ma abbiamo fatto solo consegne a domicilio, perché riteniamo che l'unico modo per bloccare il virus sia l'isolamento, cioè bisogna uscire il meno possibile, non bisogna interagire con le persone, e bisognerà fare questo per almeno altri 15-20 giorni. Poi diciamo questo fine settimana abbiamo avuto anche un coordinamento con i sindaci della provincia di Isernia, proprio per prendere delle misure congiunte e andare oltre quelle che sono le misure della zona rossa che il governo ha concesso alla regione Molise, proprio per chiudere le scuole, anche le medie e le elementari, addirittura anche gli asili, proprio perché negli asili, come ben sappiamo, i ragazzi stanno senza mascherine, proprio per non esporli ai rischi di questa diffusione molto rapida della variante inglese, è opportuno fermarci per circa 15-20 giorni. E soprattutto in questa fase quello che bisogna fare è accelerare con i vaccini,
perché come abbiamo visto, come stiamo rilevando dalle notizie nazionali, dove c'è stata questa accelerazione, i contagi si sono ridotti, anche poi i dati statistici internazionali dicono questo, quindi bisogna assolutamente accelerare con le vaccinazioni. Sì, questo è un tema, è un nervo scoperto, diciamo, per quanto naturalmente il Molise lo abbiamo visto anche nelle ultime statistiche di Gimbe, è certo avanti e fra le regioni che hanno vaccinato più over persone che hanno più di 80 anni. Si pone però un altro tema che pongo insieme a lei, approfitto di lei nel senso del ragionamento che stiamo facendo con lei. Nel momento in cui in questo territorio è diventata prevalente ormai la variante inglese, sappiamo che questa variante colpisce la popolazione in un modo anagraficamente parlando diverso, cioè l'abbiamo visto. Da qualche settimana ormai si era abbassata l'età media dei contagiati, si è abbassata l'età media degli ospedalizzati. Insomma, probabilmente sparare, tra virgolette, bombardare, come dire, i target di popolazione anche inferiori agli over 80, sarebbe, una strategia utile a cercare di piegare la curva dei contagi. Ma sì, il discorso è proprio questo. Cioè, in questo anno purtroppo abbiamo visto che si è partiti dalle fasce più deboli, quindi che erano le persone più anziane, fino ad arrivare ad oggi che purtroppo colpisce anche gente più giovane. Quello che noi stiamo vedendo qui dai casi che abbiamo riscontrato poi è che ci sono delle brusche accelerazioni, cioè le persone passano dallo stare bene ad andare in crisi rapidamente. Quindi oggi l'unico provvedimento che ci permette di mettere in sicurezza sia i cittadini e sia l'organizzazione sanitaria per non mandarla in ulteriore pressione è l'isolamento assoluto. Questo credo che sia la cosa che oggi il buonsenso suggerisce a chi amministra, ma soprattutto ai cittadini che devono capire che in questo momento bisogna comportarsi veramente in modo rigido e bisogna uscire solo per lo stretto necessario. Solo così si tutela la salute propria, la salute dei propri cari e quella di tutta la comunità e delle comunità che sono intorno a noi. Certo, indubbiamente per l'isolamento vale molto il senso di responsabilità, ma vale ancora di più il contact tracing. Da questo punto di vista sarebbe utile, secondo lei, realizzare ad Agnone, come anche in altre realtà che sono tra le più colpite, nel Basso Molise, un tamponamento, mi scusi, una campagna di tamponi, è bruttissimo, tamponamento. A tappeto, nel senso magari partire con i tamponi rapidi in modo che poi l'autorità sanitaria, se quando emergono i positivi col molecolare individua chi davvero è positivo al Covid, ma nel frattempo ci sono già le misure di quarantene fiduciarie che potrebbero mettere ancora di più in sicurezza la popolazione. Guardi, io non sono tanto convinto di questi screening di massa, cioè ritengo che forse per le piccole comunità, diciamo al di sotto dei 1.000 abitanti, può valere la pena, ma per le grosse comunità, soprattutto se è già in atto la diffusione del virus, si potrebbero creare degli assembramenti nella fase di screening che non farebbero bene. Io sono più convinto che l'isolamento nelle proprie abitazioni e l'uscita per lo stretto necessario è l'unico modo per arrestare questo virus. Poi chi avrà esigenze si andrà a fare il tampone molecolare, anche perché poi al tampone rapido dovrà seguire il tampone molecolare, quindi si raddoppia lo sforzo e dopo si va a cristallizzare la situazione in quel momento. Magari il virus già cova in altre situazioni e non ci se ne accorge, quindi io direi che l'isolamento è l'unica medicina in questo caso. Certo, dal punto di vista invece delle condizioni di salute insomma, degli agnonesi che sono positivi, com'è la situazione? Avete ospedalizzati? Com'è l'assistenza a chi invece è isolato al domicilio? Vabbè, noi ogni volta che abbiamo un positivo inviamo una lettera con le indicazioni da seguire e dei numeri ai quali ci mettiamo a disposizione sia il personale comunale.
Poi sul territorio dell'Alto Molise, compreso i comuni di Salcito, Trivende e Roccavivara, agiscono le USCA, ci sono due USCA che agiscono per 12 ore, a cui fa seguito il servizio di 118 qualora venisse chiamato. Cerchiamo di assistere, soprattutto dal punto di vista psicologico, la popolazione agnonese, perché questa impennata davvero ha colpito tutti noi in modo inaspettato. Gliel'hanno già fatta la domanda sull'utilizzo del caracciolo? Ci mi faccio un Ma sorriso con guarda, lei perché immagino che no, insomma tutti abbiano, no, questa, sì, no. non so come chiamarla. Questa storia. No, ma su questa storia il problema La qua mia non è domanda solo il sarebbe, caraccio. secondo lei potrebbe essere meglio utilizzata quella struttura in questo momento in cui Agnone e il circondario di Agnone può aver bisogno? Realisticamente però parliamo. Certamente io condivido con lei il fatto che stare coi piedi sulla terra in questo momento è sempre la cosa migliore. Realisticamente, come potrebbe essere meglio utilizzata quella struttura ospedaliera per un'assistenza più targettizzata, diciamo, sulla popolazione di Agnone e del circondario colpita dal virus in questo momento. Ma sul circondario di Agnone purtroppo credo che possa fare poco, può agire solo il 118. Per quanto riguarda il reparto e i laboratori attivi nel caracciolo, questi devono essere di supporto agli ospedali Spoke di Isernia o di Termoli e Aldea di riferimento che è Campobasso per alleggerire la pressione su altri tipi di patologie, questo sicuramente. Poi qui andremo ad aprire una pagina purtroppo brutta e la cosa, diciamo, l'argomento è lungo per essere affrontato. Noi siamo di fronte a 12 anni di incapacità di riorganizzazione della sanità molisana e oggi dove sarebbe stata necessaria una sanità di eccellenza. Ci troviamo a rincorrere situazioni tampone e non siamo nemmeno in grado di prendere delle decisioni rapide che richiederebbe il momento, perché si hanno continue indecisioni, rimpalli di scelte, andiamo all'Arino, andiamo a Isernia, andiamo al Cardarelli, le Torri. È una fase che richiederebbe e che richiede, perché forse stavo leggendo poco fa proprio un articolo che dice che la situazione nelle prossime settimane si aggraverà non solo a livello molisano ma a livello italiano, quindi non bisogna perdere nemmeno un minuto, un secondo, bisogna decidere rapidamente come gestire i casi Covid in Molise, altrimenti assisteremo a uno spettacolo spiacevole per chi si troverà ad affrontare situazioni più delicate. Certo, lei insomma non è solo un problema di Agnone, credo che voglia anche dire, non sarà solo un problema di Agnone, potrebbe essere un problema di qualunque posto del Molise questo. È proprio, il tema attiene proprio alle scelte che in emergenza sono fondamentali, quali si fanno e in che tempi e in che termini poi vengono portate a compimento. Assolutamente, bisogna riorganizzare la rete ospedaliera e soprattutto rafforzare la medicina territoriale che in questa fase sarebbe assolutamente di supporto e di efficacia a tutti i cittadini molisani. Bene, Sindaco Saia, nel ringraziarla, come faccio sempre con tutti i suoi colleghi che ospito volentieri, anzi li ringrazio qui a Fuoco Incrociato perché ci danno testimonianze, perché no, anche stimoli e anche richieste a volte che gli organi di informazione in questo momento più che mai devono veicolare. Le lascio idealmente il microfono e la telecamera per un appello, quello che si sente di dire in questo momento alla sua comunità e perché no, anche di chiedere ai rappresentanti istituzionali, alle autorità sanitarie relativamente a questo momento di difficoltà. Allora, l'appello alla mia comunità è quello che sto facendo ormai da mesi, è quello davvero in questa fase delicata dove questa settimana e anche la prossima ci aspetta un incremento dei casi positivi, di restare a casa e di uscire davvero per le necessità. Per quanto riguarda invece la classe politica, la direzione ASREM, è quella di accelerare in modo assoluto sulle vaccinazioni, perché questa è l'unica cosa che ci permetterà di sconfiggere il virus. Noi già sono 3 giornate che abbiamo dedicato
alla vaccinazione, chiederemo ad ASLEM di averne altre in più, speriamo che ci vengano concesse perché noi vogliamo davvero accelerare sulla vaccinazione della popolazione di tutto l'Alto Molise. Bene, grazie, grazie davvero al sindaco di Agnone Daniele Saia, buon lavoro a lei, un grosso abbraccio e un in bocca al lupo, un augurio insomma, perché davvero tutti possiamo cominciare a vedere presto la luce in fondo a questo tunnel. Grazie sindaco e buona serata. Grazie a voi, buona serata. E adesso ci spostiamo a Venafro, ma non solo, con lui faremo una panoramica su tutta la provincia di Isernia perché Alfredo Ricci è il presidente della provincia di Isernia. Bentornato a Fuoco Incrociato, buonasera sindaco e grazie per aver accettato il nostro invito. Come sta? Buonasera, buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, come sta lei, come sta Venafro, insomma, com'è il termometro in tutto un po' il territorio della provincia? Un po' di preoccupazione direi più che giustificata in queste ore. Sì, io credo che la parola che descriva bene il momento, non solo a Venafro, ma in tutta la provincia, è preoccupazione. Perché se noi guardiamo i dati che obiettivamente ci sono nella nostra città e nella nostra provincia, se si eccettua quella situazione molto particolare che si è verificata ad Agnone, sono dati che non destano delle particolari situazioni di allarme, in quanto i numeri sono davvero sotto controllo al momento. E tuttavia la preoccupazione è forte rispetto ad un contesto regionale generale in cui sappiamo che le strutture ospedaliere, sanitarie, posti letto, sia per gli acuti, per i gravi Covid, sia per ancora di più per le terapie intensive scarseggiano e quindi il timore che c'è è che se si dovesse verificare una esplosione di contagi che non è che ti danno un preavviso, insomma, si verificano dall'oggi al domani, poco poco simile a quella che si è verificata in Basso Molise, ecco la situazione potrebbe scappare di mano e quindi ecco perché preoccupazione. Questo è ciò che ha animato d'altronde la richiesta da parte della regione di una zona rossa che non a caso è stata richiesta, non è stata disposta direttamente dal governo ed è ciò che ha animato poi me e tutti gli altri colleghi sindaci nell'adottare una serie di provvedimenti limitativi. Ecco, infatti in provincia di Isernia state ragionando tutti un po' andando oltre il confine del proprio comune. Un lavoro di raccordo che lei aveva iniziato già da qualche giorno, che poi si è concretizzato in alcuni provvedimenti, ma credo che lei abbia tutta l'intenzione di farlo restare come metodo. Sì, abbiamo scelto in maniera spontanea, su sollecitazione di qualche collega sindaco, a metà settimana scorsa, di incontrarci. Ancora non c'era la proposta di fare il Molise zona rossa, però noi sindaci ci siamo posti il problema rispetto a questa situazione appunto di preoccupazione che percepivamo e che percepiamo tra i nostri cittadini, stando noi sul territorio tutti i giorni, e quindi abbiamo scelto di incontrarci, ovviamente in videoconferenza, per tenere una linea comune, per adottare una serie di provvedimenti che andassero sostanzialmente nella direzione della provincia di Isernia, zona rossa. Ognuno di noi avrebbe adottato un'ordinanza fortemente limitativa degli spostamenti all'interno e anche delle attività all'interno dei rispettivi comuni e la sommatoria di queste ordinanze avrebbe determinato per l'intera provincia una situazione di zona rossa. Dopodiché è venuta fuori questa idea, che noi abbiamo in qualche modo anche condiviso della zona rossa e a quel punto ci siamo fatti una domanda: come possiamo ulteriormente proteggere i nostri territori e le nostre comunità? In una logica molto preventiva e di prudenza, perché ripeto, se poi dovessimo basarci sui dati, sui protocolli, probabilmente avremmo dovuto limitarci ad osservare quello che accadeva. Però noi abbiamo pensato che fosse necessario avere un atteggiamento proattivo, quindi in qualche maniera anche anticipare gli eventi in una logica, appunto, come dicevo, di prudenza. E allora abbiamo adottato ordinanze uguali sostanzialmente sulla chiusura anche delle altre classi
scolastici delle altre scuole, con la didattica a distanza ovviamente, perché sappiamo che nella zona rossa la didattica a distanza è prevista al momento dall'attuale DPCM soltanto per le scuole superiori e per le seconde e terze medie, noi nei nostri comuni abbiamo scelto di porre in didattica a distanza anche le altre classi, quindi infanzia primaria e prima media. Dopodiché abbiamo anche adottato ulteriori limitazioni che ovviamente vanno dal divieto di stazionamento alla chiusura di parchi pubblici a seconda poi delle peculiarità dei singoli comuni, ma la logica di questo metodo che abbiamo avviato, in realtà c'è stato anche nell'ultimo anno, ma adesso vogliamo concretizzare e spingere ulteriormente, è un po' innovativa se vogliamo. Noi abbiamo la possibilità di decidere all'interno dei confini amministrativi dei nostri comuni, però è inutile nasconderci, le nostre comunità interagiscono tra loro a prescindere dai confini amministrativi. E allora adottare dei provvedimenti che vadano di fatto, che essendo limitati all'interno dei comuni ma nella sommatoria vadano di fatto oltre i confini comunali, consente di dare una protezione più generale all'intero territorio. Ecco, fare squadra, perché la comunità di Venafro di Isernia, per fare un esempio, sono due comunità che formalmente sono diverse ma hanno interazioni notevoli. E allora noi da un anno, ad esempio, che col sindaco di Isernia, ma come con tutti gli altri sindaci, interagiamo e collaboriamo, ma ora abbiamo voluto elevare in qualche modo a sistema questa collaborazione, che però vuole essere per l'adozione di atti, come abbiamo fatto, ma non solo. Vuole essere in una logica anche di sollecitazione delle autorità superiori ad adottare i provvedimenti che possano metterci in sicurezza, perché vede, la zona rossa arriva in un momento in cui, non sapendo più cosa fare, in una logica appunto di cercare di trovare una cornice di maggiore protezione, si adotta questo provvedimento di simil lockdown, diciamo. Certo. Però c'è un problema più generale rispetto al quale noi abbiamo già lanciato un appello e nei prossimi giorni probabilmente lo concretizzeremo anche ulteriormente. Il primo è l'accelerazione della campagna vaccinale, anche con un'organizzazione più penetrante sul territorio, perché si sta procedendo, però probabilmente un'accelerata è opportuna, è necessaria. Questo è un problema che parte a livello nazionale ma poi passa anche per l'ambito regionale. Sappiamo che c'è un ruolo della struttura commissariale, un ruolo dell'ASREM, ma a noi interessa relativamente chi deve fare cosa, a noi interessa che le cose si facciano, ed è evidente che noi ancora adesso abbiamo che i nostri vecchietti, i nostri ultraottantenni sono in attesa, pensiamo ad esempio a quelli che devono farlo a domicilio, ma abbiamo da pochi giorni la prenotazione per il mondo della scuola, per le forze dell'ordine. Noi dobbiamo accelerare, perché hai voglia a fare lockdown, qui la gente non ce la fa più, l'economia non ce la fa più, certo. Abbiamo la necessità di vaccinarlo. E poi garanzie sulle strutture. Nella nostra provincia abbiamo 3 strutture, un ospedale Spock, il veneziale, e 2 strutture, Agnone e Venafro, che sono pronte per essere utilizzate. Queste 3 strutture noi vogliamo sapere che ruolo hanno nella organizzazione che si è data di questa fase delicata dell'emergenza pandemica, nel senso che se dovesse esserci un'esplosione di contagi o comunque un aumento di contagi, noi abbiamo 3 strutture che insieme possono garantire come le utilizziamo, COVID, ecco, COVID grave, come le utilizziamo, dobbiamo saperlo, altrimenti dove andiamo? Il Cardarelli è saturo, il Santimoteo non era COVID, lo è diventato e non ce la fa più. Noi in provincia di Isernia che prospettiva dobbiamo avere? Noi lo vogliamo sapere e vogliamo anche concretamente degli atti, perché altrimenti noi non ci sentiamo al sicuro. Ecco perché adozione di atti, ma anche fare squadra, fare un cordone di protezione istituzionale. I sindaci, come dicevo, è da un anno che sono in prima linea sul territorio a fare di tutto. Ora non voglio fare l'elenco, però mi creda, stiamo facendo di tutto, ma lo facciamo con senso di dovere, se non per farci dire bravi o grazie, ma perché è giusto e doveroso farlo. Però noi pretendiamo la giusta protezione, la giusta accortezza e la giusta sicurezza per i nostri cittadini. Bene, lei è stato talmente bravo che ha anche risposto alla domanda prima che gliela facessi, appunto sulle richieste operative.
perché in effetti abbiamo accennato a questo ragionamento già col sindaco di Agnone che abbiamo ascoltato prima di lei. Lui è il caracciolo, io gli chiedevo come concretamente secondo lui potrebbe essere meglio utilizzata quella struttura in un momento in cui Agnone e il circondario hanno una pressione probabile in termini di richiesta di assistenza sicuramente enormemente maggiore rispetto al solito. Anche lui appunto evidenziava che lo vorremmo appunto sapere, magari si potrebbe pensare di utilizzare di più per le altre patologie, no? Per dare, come dire, alleggerire, dare sfogo ad altre strutture che sono utilizzate per il Covid. Insomma, il tema è quello delle scelte, di farle e di saperle ben comunicare. Immagino che sia anche questo un elemento di sollecitazione da parte vostra. Di saperle soprattutto bene organizzare. Organizzare, ecco, prima che comunicare, vero? Subito, e organizzarle subito. Vede, in queste settimane ci sono state molte polemiche sulla stampa, sui social. Io non credo che le polemiche siano la giusta soluzione, soprattutto in questo periodo, in cui certo, non c'è no, per carità. Tempo da perdere in polemiche, ma bisogna agire programmatamente. Resta fino a un certo punto capire come qualcuno, forse in maniera anche un po' speculativa, intendo politicamente, sta provando a fare, la colpa di chi è, il merito di chi poteva essere. A me interessa capire adesso che c'è l'urgenza e l'emergenza che cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Poi ci sarà tempo per capire se si poteva fare meglio prima, come si doveva fare, chi lo doveva fare, ma adesso non c'è tempo da perdere sul chi fa chi. Il tempo bisogna impiegarlo su che cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Dovrei dire quando? No, io non dico quando, perché il quando ha già una risposta. Adesso. Adesso, infatti, il tempo è adesso, sindaco. Sono d'accordo, sono d'accordo. Le lascio idealmente il microfono e la telecamera a questo punto, più che per le sollecitazioni alle istituzioni che lei ha già abbondantemente e egregiamente svolto, ma più che altro per un messaggio alla sua comunità, Venafro, ma anche più in generale alla provincia di Isernia, perché questi 15 giorni, diamoci questo orizzonte temporale, come voi vi siete dati, voi amministratori di quella provincia, per mantenere un atteggiamento che ci possa permettere appunto fra 15 giorni di stare anche lievemente meglio. Io credo che dopo un anno in cui ci ritroviamo a vivere questa situazione, non sia sicuramente semplice continuare a fare l'elenco di ciò che è consentito e non è consentito. Ed è troppo facile, come qualcuno fa, stare a puntare l'indice contro quelli che adotterebbero dei comportamenti non consentiti, in contrasto con il divieto di assembramenti. Io capisco, cioè, stando sul territorio, che c'è stanchezza tra le persone, c'è stanchezza tra i cittadini, per non parlare delle attività economiche. E c'è anche la rabbia, perché tra qualche giorno, per usare un messaggio che gira sui social, sarà un anno del andrà tutto bene, e invece qui non è che stia andando troppo bene. Probabilmente io a un certo punto qualche tempo fa dissi, forse dobbiamo passare dal andrà tutto bene al io speriamo che me la cavo. Però quello che io voglio dire, tutti hanno ragione, ma la prima ragione che ognuno di noi deve avere è quella della responsabilità e della serietà verso se stessi, i propri familiari, la propria comunità. Un piccolo sforzo ancora va fatto per cercare di limitarsi. L'osservanza di quelle regole a cui ci siamo abituati in questo anno si deve imporre ancora più scrupolosa in questo momento delicato, in cui ci sono varianti che circolano, che comportano probabilmente una maggiore circolazione del virus, e in cui la campagna vaccinale è partita e deve accelerare, sono d'accordo, l'ho detto. E allora cerchiamo di avere quel minimo di pazienza, lo dice uno che, come tutti gli altri cittadini di Venafro e di questa provincia, si è stancato di dover sopportare tutte queste limitazioni e vorrebbe che il vaccino fosse dato a tutti. I problemi sono complessi, bisogna risolverli, pretenderne la soluzione. Nel frattempo facciamo la nostra parte, evitiamo quelle scene che ancora questo fine settimana ci sono state anche nella mia città, di assembramenti esagerati. Io ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro che stanno facendo in questo periodo, instancabili, nonostante le risorse limitate. Ci vorrebbe
servirebbe più personale, più gente sulla strada, più forze dell'ordine a controllare. Purtroppo i numeri sono quelli che sono. Cerchiamo di evitare queste scene, perché ne va della salute di ognuno di noi, ne va della resistenza e della capacità di ripartire. Quindi un piccolo sforzo ancora, che deve accompagnarsi giustamente, e condivido, alla determinazione nel pretendere che le decisioni, come dicevo, siano prese bene e subito. Grazie al sindaco di Vena Fralfredo Ricci, che è presidente della provincia di Isernia. Buona serata e buon lavoro a lei. Buon lavoro davvero. A presto. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti noi. Grazie a tutti, un saluto. Viva il lupo, sì, mi associo all'in bocca al lupo a tutti noi del sindaco Ricci. Il sindaco Ricci parlava di prendere le decisioni e subito. Basta polemiche, basta chiacchiere, si potrebbe dire. Un cambio al vertice, non sappiamo se ha voluto essere un'indicazione di cambio di rotta e se lo sarà, però non c'erano solo polemiche sulla gestione della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 che l'ex premier Conte aveva affidato al amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Draghi oggi ha cambiato questo vertice e ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Vediamo nelle immagini un'onorificenza. Qualche anno fa, era il 2016, c'era il ministro della difesa Pinotti, il presidente della Repubblica Mattarella con il generale Figliuolo. Generale Figliuolo, che ha 60 anni, originario di Potenza, ha maturato esperienze, ricoperto molti incarichi nell'esercito, ma anche nei comandi interforze internazionali, tra l'altro capo di stato maggiore della difesa dal 2018 e comandante logistico dell'esercito. È stato anche comandante del contingente nazionale in Afghanistan e comandante delle forze NATO in Kosovo nel 2014 e nel 2015. Sul suo tavolo troverà anche il nuovo intoppo che c'è stato per la realizzazione del centro Covid nel Molise. Era finito appunto sul tavolo di Arcuri da pochissime ore, da pochi giorni, da quando cioè la ditta che si è aggiudicato quell'avviso del commissario straordinario Arcuri, invece di prendere in consegna i lavori, ha sollevato una serie di eccezioni di natura tecnica ed economica sul progetto, redatto sempre da un raggruppamento di studi di professionisti che si è sempre aggiudicato la procedura bandita da Arcuri a ottobre. Anche di questo parleremo con un ospite graditissimo fra poco. Teleregioni, con la gente, per la gente molisana. Molise in grande difficoltà, i molisani nel mondo, insomma, il cuore probabilmente gli fa un po' più male a stare lontani in questo momento. Lo ringrazio davvero molto, perché lui ha pensato a noi in questi giorni, ci ha pensato tanto, io l'ho chiamato, nonostante sia preso da mille impegni, adesso ci racconterà anche quali, ha detto di sì al mio invito. Domenico Iannacone, buonasera a te, ciao. Come ciao, stai? Domenica, ciao, ciao, buonasera a tutti. Domenico, ti abbiamo letto sui social, ti leggiamo sempre e ti seguiamo, e in queste settimane hai dato voce a un dolore, insomma, che ti arrivava. È una difficoltà che ti arrivavano probabilmente molto forti dalla tua terra, e allora non hai resistito e ci hai dato una grande mano, un'amplificazione importante appunto di un grido d'allarme, ecco, di una richiesta di aiuto. Ma guarda, erano giorni che intanto stavo seguendo le cronache, quelle locali, per cui alla fine ero preoccupato per quello che stava avvenendo in Molise. E poi ci sono stati tantissimi messaggi privati di persone che mi chiedevano di prendere posizione rispetto a quello che stava avvenendo in regione. E chiaramente le cose che mi arrivavano erano terrificanti e sono diventate poi, come dire, quelle cose che hanno portato all'epilogo della zona rossa. Ma non è un epilogo in qualche modo indolore, no? Legato all'avanzamento dei contagi, che comunque sia era andato fuori controllo, perché una regione che ha
un tasso così alto, intorno al 18% di contagio, è chiaro che fa paura in generale. Il problema era legato proprio alle condizioni, alle morti che stavano avvenendo in regione, e questo mi ha veramente, insomma, addolorato. E io credo che in questi giorni terribili il simbolo di quello che è, come dire, quella che è la sanità molisana è legata proprio alla vicenda del signor Lombardi, che muore senza che arrivi ossigeno al Cardarelli di Campobasso. Una persona che attraverso una telefonata chiede aiuto a sua figlia, in quel modo è chiaro che è la sconfitta totale della sanità in Molise. Il Covid ha acuito quella situazione, ha acuito tutte le disfunzioni che sono presenti in regione e che appartengono a stagioni scellerate, cioè un commissariamento che dura dal 2007, che alla fine ha portato a questa situazione, vuol dire che è stato un commissariamento che non ha sortito effetti. Immagino che non abbia fatto né il famoso rientro in parte, né tantomeno abbia, come dire, creato una sanità migliore in Molise. Ecco perché alla fine mi sono spinto a prendere una posizione netta sui social e a fare delle dichiarazioni che erano in qualche modo dichiarazioni dovute di una persona che ama il proprio territorio e che deve fare qualcosa anche per dire a tutti gli altri che quello che sta avvenendo in regione. Il Covid è ancora un momento di crisi per tutti i sistemi, chiaramente per quelli deboli come quello sanitario del Molise, ma per esempio parlo di un altro sistema sanitario debole, di una terra in cui tu sei per lavoro in questo momento, che è la Calabria. I sistemi così deboli dai momenti di crisi potrebbero invece approfittare, nel senso che ci sono state anche risorse messe sul piatto dal governo nazionale, non tantissime, non quelle che servono. Però insomma, stamattina ascoltavo in una conferenza stampa il ministro Speranza che citava Papa Francesco. Peggio di questa crisi sarebbe non imparare nulla dalla crisi. La lettura anche da parte tua è che purtroppo il nostro sistema sanitario ha sprecato anche questa occasione, oltre naturalmente ad essere andato oggettivamente in default perché aveva dei punti di debolezza seri. Ma io credo che l'idea di dover in qualche modo subito adoperarsi affinché si risolvesse una questione contingente, che era quella legata al Covid, era auspicabile. Cioè, ma io sono intervenuto sulla famosa torre del Cardarelli, che l'ho paragonata alla torre di Babele, in effetti, perché tante lingue alla fine erano proprio l'idea di qualcosa che doveva andare contro la naturale, no? La naturale immagine che poteva darsi della risoluzione, cioè creare una torre vicino a un nosocomio già oberato, già vecchio, già vetusto, rispetto al Vietri di Larino che era lì pronto, ma per diventare anche un centro sulle malattie infettive. Il Covid non finirà presto, cioè la torre di Babele, come la chiamo io, del Cardarelli, sarà una torre che resterà poi morta. C'era bisogno di creare qualcosa di più strutturale, cioè Larino, proprio in questo momento in cui Termoli è alle corde, in cui c'è un forte elemento di contagio in quella zona, poteva rappresentare un motivo anche per accogliere, diciamo, un'utenza delle regioni vicine, oltre che dalla propria regione. Cioè bisognava fare delle scelte lungimiranti, non sono state fatte perché la politica è altezzosa, la politica non guarda in faccia i bisogni della gente, la politica spesso si specchia nelle proprie debolezze, nei propri egocentrismi, e quello che è successo è una cosa terribile. Io leggevo stamattina che la famosa torre, proprio per parlare ancora di questa roba qui, che era stata prevista con una spesa più o meno di 9 milioni, alla fine ha avuto un ulteriore blocco perché la ditta che si era aggiudicata i lavori ha ritenuto non più congrua la possibilità di realizzarla a quel prezzo, quindi ci vorrà una revisione. Cioè, ma dopo un anno si arriva a questa situazione? Ma qual è il costo in termini di vite umane rispetto a queste scelte scellerate?
Beh, naturalmente, insomma, certo, legittime tutte le posizioni, si poteva scegliere di non fare, come si è scelto, di non realizzare al Vietri un centro Covid, probabilmente le soluzioni però alternative avrebbero dovuto essere più fattibili, più veloci, perché siamo ancora, come dicevi tu, che i lavori non solo non sono ancora iniziati, non sappiamo quando inizieranno, perché la ditta che si è aggiudicata l'appalto ritiene che così come è stato fatto quel progetto, elaborato quel progetto, la ditta non può metterlo in opera, come dicevi tu, dopo un anno e dopo che in queste settimane un po' stiamo vedendo nelle altre regioni d'Italia che vengono inaugurati i reparti di terapia intensiva potenziati sempre con i fondi di quel decreto 34 che noi abbiamo scelto di utilizzare per destinare questo ex hospice del Cardarelli a centro Covid. Voglio dire, questo per dire che su questo non ti si può dare torto, cioè ti sta dando ragione, purtroppo la realtà dei fatti. Ma abbiamo delle strutture assolutamente approssimative che potevano essere concepite nel periodo a maggio dell'anno scorso, quando stavamo in piena pandemia e quando non sapevamo che cosa fare. Cioè le tante strutture quelle fatte sul posto, quelle così approssimative, sono per l'emergenza. E qui invece sono le cose che adesso dovranno funzionare in Molise, in attesa che ci sia un hub Covid. Ma mi sembra una cosa assurda, fuori dal mondo. Come trovi invece la comunità molisana, la sua reazione? La frammentazione c'è anche un po' ancora in Molise, anche se probabilmente è un po' diminuita rispetto ai temi della sanità. Adesso sono tutti più o meno tutti contro qualcuno, però ancora no, io credo una cosa, allora, che il problema della sanità in Molise era un problema sottaciuto per una ragione legata ai numeri. Cioè la mala sanità in Molise c'è da anni, da decenni, e è successo però che proprio una bassa incidenza, sia dal punto di vista dei media nazionali, hanno fatto sì che queste cose non venissero mai fuori. Adesso la situazione è andata fuori controllo, ci sono 355 morti, se non erro, con un'incidenza legata alla morte, no, dopo contagio del 40%, cioè cifre che sono assolutamente fuori controllo. È chiaro che adesso il problema, siccome si parla di vita e di morte, riguarda tutti. E tutti si stanno accorgendo che questa, diciamo, il fatto di aver scelto in qualche modo, aver fatto anche delle scelte politiche, adesso a questo punto si stanno pagando con la propria vita. E questo ad un certo punto. Abbiamo qualche problema di collegamento con Domenico, proviamo a raggiungerlo di nuovo subito e vediamo se riusciamo a recuperare qualche minuto ancora di chiacchierata con lui e per salutarlo. Abbiamo recuperato Domenico Iannacone per fortuna, stavi dicendo? Che per anni c'è stato un patto tacito per cui alla fine le cose, quelle più incresciose, rimanevano in regione, non uscivano fuori. Adesso la situazione sanitaria è sempre sotto la lente di ingrandimento e questo chiaramente ha fatto sì che una situazione pregressa più quello che si è creato dopo ha fatto diventare esplosivo tutto quello che c'è in regione adesso. Certo, certo, tu nel tuo primo post che hai dedicato alla nostra drammatica situazione sanitaria hai lanciato anche idealmente, no, anche proprio materialmente, un appello al ministro Speranza. Io vorrei, allora, quando in un luogo, quando in una determinata situazione non si evade un diritto così essenziale, quello alla salute, e quando chi è preposto sul posto a dover fare delle cose non fa, è chiaro, secondo me ci vuole proprio un atto di avvocazione a sé, cioè lo Stato centrale deve intervenire e deve rimuovere le cose che non vanno. Io credo che in questo momento né gli organi amministrativi regionali, né quelli che sono stati chiamati come il commissario ad acta e il resto, né tutti quelli che amministrano i poli ospedalieri stanno facendo quello che devono fare. Io credo che ci sia bisogno di un intervento diretto dello Stato centrale per risolvere la questione, se no altrimenti non se ne esce. Domenico, per chiudere questa chiacchierata, di cui ti ringrazio molto, dacci appuntamento. Tu stai lavorando già da un po' e proprio sei in full immersion in questo momento mentre parli con noi per le nuove puntate del tuo programma. Di cosa ti occuperai? Cosa vedremo?
Allora, andranno in onda il 22 marzo, saranno quattro puntate, il tema sarà i visionari, sono quattro puntate legate a uomini che nel loro piccolo stanno cambiando il corso delle cose in generale e sono forse in questo momento storico l'anteposizione quella naturale alla politica. E poi invece sarà una lunga prima serata il 2 aprile con l'Odissea televisiva, con il racconto del Teatro Patologico di Roma, un racconto corale in cui racconterò la fragilità e l'esperienza di un uomo che è Dario D'Ambrosi, che sta cercando di in qualche modo di sostenere persone affette da disabilità psichica con il racconto di una messa in scena che però è legata alla vita di ognuno di loro. È un racconto sulla fragilità che in questo momento storico, insomma, era importante fare, io ci tengo molto. Certo. Domenico, davvero grazie. Buon lavoro grazie per la tua testimonianza. Speriamo che la regione si risollevi, questo è importante. Davvero, davvero sì. È una speranza condivisa che la tua e di tutti noi e ti ringrazio ancora per averla raccontata a Teleregione e a Fuoco Incrociato. Grazie, a presto Domenico. A presto. Ringrazio ancora Domenico Iannacone, vi rinnovo l'appuntamento a vederlo su Rai 3, dunque ha detto lui dal 22 marzo con le nuove puntate, poi ci sarà la prima serata del Venerdì Santo. Ringrazio lui come ringrazio anche gli altri miei ospiti di questa sera, il sindaco di Agnone Daniele Saia, il sindaco di Venafro e presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci. Grazie per aver seguito anche questa puntata di Fuoco Incrociato, ancora dedicata interamente all'emergenza Covid. La nuova puntata lunedì prossimo, questa è in replica domani su Teleregione. Buona serata.